Hello guys, Ranier here, benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale. Oh, siamo su Pokémon, ovviamente versione verde foglia, e siamo a Biancavilla. Allora, abbiamo preso il nostro Charmander, se vi ricordate, eccolo qui. Ho ricevuto tanti commenti da parte vostra, sono stato molto contento. Andiamo a parlare un attimo con la mamma perché... ecco qua, adesso ci curerà i Pokémon, anche se in realtà, se non mi sbaglio, non ne avevamo bisogno. Però comunque, ovviamente, ci conviene farlo. Allora, andiamo un po' via. Andiamo a vedere un attimino se a casa di Gary, che dovrebbe essere questa esattamente, vediamo se c'è qualcosa, perché sinceramente non mi ricordo. Questa è la sorella di Gary, se non mi ricordo male. Bla bla bla, non ci ha visto combattere, bello. Ok, questa è una mappa. Sì, la voglio anche io. Datemi una mappa. Vabbè, come non detto. Allora, usciamo. Io me ne andrei a questo punto verso nuove e meravigliose avventure. Allora, signori, io ci stiamo andando. Stiamo andando tutti insieme nel percorso 1. Primo percorso del gioco, ovviamente. E abbiamo un PG, ma non abbiamo... Pokéball, vero? Non ci ha dato nessun tipo di Pokéball. Non ho preso... No, ok. Quindi io direi che lo usiamo per livellare il nostro PG che abbiamo incontrato, perché siamo a livello 6. Ce lo possiamo permettere. Facciamo anche, semmai, un po' più veloce. Ok, mamma mia, quanto adoro il fatto di poter velocizzare la cosa, signori, eh. Perché è comodissimo, vedete, di queste cose può essere molto molto comodo. Allora, non mi ricordo questi di... vabbè, questo lavora a Pokémarket. Sì, ci dice che... Ui, grande pozione. Ottimo, ottimo. Allora, questa pozione, no, io non la userei. Cioè, ne usciamo dall'erba però, perché vorrei un attimino arrivare prima alla nostra prima città. Qui andiamo tranquillamente avanti. Sto cercando di evitare più Pokémon possibile, signori, perché dopo partirà, ci sarà tutto il pezzo in cui andremo a livellare, eccetera, eccetera. Ma abbiamo tutto il nostro tempo. Allora, parlando un attimino invece dei nostri amici Pokémon veri e propri, mi avete detto che vi piace un brutto colpo. Mamma mia, mi sa che con la pozione ci tocca utilizzarla, eh. Ok, pozione, Charmander. Beh, per subito proprio. Allora, dicevo, parlando proprio dei nostri amici Pokémon, mi avete tutti quanti detto nei commenti che è indifferente se vogliamo dare un nome a un Pokémon oppure no. E quindi questa cosa è ovviamente molto soggetta a quello che scelgo io, e per il momento sinceramente non voglio dare nome a nessuno. Vediamo poi come evolve la cosa, se nasce qualche bel soprannome da dare ai Pokémon, queste robe così, allora a quel punto sceglierò di andarle a rinominare quando possibile. Smeraldopoli, signori, consigli utili. Sì, vabbè, le cose le sappiamo. E andiamo subito al nostro primo centro Pokémon. Oh, che bellezze, signori, che bellezze. Quanto tempo, le musiche di questo gioco davvero sono una cosa allucinante. Allora, non vi sto leggendo quello che ci dicono i nostri amici qui perché non sono importanti. Cioè, Joy qui, l'infermiera Joy, ci ha detto semplicemente che appunto la nostra squadra, se gliela diamo, diventa in forma. Ma davvero queste cose non penso ci interessino. Ci interesserà ovviamente parlare con altre persone e vi leggerò tutti i nostri amati consigli. Allora, vediamo cosa ci dice lui. Vuoi informazioni sulle due specie di Pokémon simili ai Brookie? No, perché già so. Oh, va bene. Al market, noi abbiamo dei soldi, giusto? Quanti soldi abbiamo? Vediamo, 3080, ok. Allora, io direi che al market possiamo prendere un paio di Pokéball. Io non vorrei dire una cazzata. Arei, arrivi da Biancavilla, vero? Sì. Conosci il professor Rock, vero? Chi cazzo è che non conosce il professor Rock? Che domande sono? È arrivato quello che aspettava, glielo puoi portare tu? Oh, sì, andiamo, ok. Grazie per il pacco. Allora, io non vorrei dire minchiate, ma ricordo... Ah, non ci vende nulla per il momento. Oh, interessante. Io ricordo che i nostri amici... intanto velocizzo un po', signori, eh. Perché, allora, qua si può scendere molto fast. Ok, proprio evitiamo tutta la parte brutta. Olà. Ok. E ricordo che le prime Pokéball in realtà ce le regalano. Non vorrei dire minchiate, ma mi ricordo che ce le regalano. Rattata, quanto mi piace Rattata. È un Pokémon inutile. Ah, abbiamo imparato Braciere prima. Cazzo, non me ne sono accorto. Ora lo usiamo subito. Che cazzo fai al mio Charmander? Cos'è la difesa del mio Charmander, cara? Ma vai a cacare, adesso ti brucio, topaccio che non sei altro. Guardalo lì, fiero proprio. Fiero il mio Charmander.
Charmander riceve 24 punti esperienza. Ottimo. Allora, Biancavilla, andiamo dal professor Oak. E dicevo, le prime Pokéball, io mi ricordo che ce le regalano. Non vorrei dire minchiate, ma mi ricordo questa cosa. Ciao, professor Oak. Senti, mi dai anche Bulbasaur, così facciamo, eh? No. Oak, oh, Randy, come sta il mio vecchio Pokémon? Sta benissimo, lo stiamo livellando, bitch. Beh, sembra piacergli molto, grazie mille. Devi avere talento come allenatore di Pokémon. Ah, sì, me lo dicono in tanti. Cosa? Hai qualcosa per me? Oh, sì, vecchio. Ti consegno il mio pacco. non fraintendete. Ah, la Pokéball speciale che ho ordinato, grazie. Nonno! Gary di merda. Ma perciò questa canzoncina quando arriva Gary, no? Che... Ah, Gary, perché mi hai fatto venire... Vediamo. Ah, sì, devo chiedervi un grosso favore. Adesso ci dà il Pokédex, immagino. Là, sulla scrivania, c'è una delle mie invenzioni. Il Pokédex registra automaticamente i dati di Pokémon visti o presi. È una specie di enciclopedia elettronica, ve lo dico io, elettronica. Randy e Gary, portate questi con voi. Tan tan. Randy riceve il Pokédex da Hawk, quindi abbiamo il Pokédex della prima generazione, che è fichissimo, per di più il rosso, signor. Per ottenere più dettagli sui Pokémon non basta vederli, li devi catturare, questo lo sappiamo. Usa queste per catturare quelli selvatici. Sì, sì, me lo ricordavo, yes! Ok, ovviamente le Pokéball vanno nello zaino. Quando compare un Pokémon selvatico puoi catturarlo, lanciagli una Pokéball e cerca di prenderlo, ma non sempre funzionerà. Un Pokémon in forma può scappare e ci vuole fortuna. Realizzare una guida completa di tutti i Pokémon del mondo era questo il mio grande sogno. E noi non lo faremo perché sennò avrebbe una serie infinita. Però comunque ci cerchiamo di fare qualcosa di figo. Ma sono troppo vecchio ormai. Allora voglio che siate voi a realizzarlo. Avanti allora, datevi da fare. Grazie Oak, ti voglio molto bene. Sei gentile. Sarà un grande contributo per la storia dei Pokémon. E Gary, ovviamente, ci deve sempre dire qualcosa questo qui. Perfetto, non lascia fare a me, Randy. Mi dispiace dirlo, ma non ho proprio bisogno di te, bitch. So come fare, prenderò la mappa della città della mia sorella. Le dirò di non prestartela, Randy. Baffanculo. E che non ti venga in mente di passare da casa mia, chiaro? Ah, secondo voi, uno che mi dice no, mi raccomando, non passare da casa mia, perché se passi da casa mia ogni Pokémon nel mondo ti aspetta. Vabbè, grazie Oak, io me ne vado. Diciamo, uno che vi dice non passare da casa mia, perché se passi da casa mia ti inculo. Ma secondo voi cosa faccio io se non andare a casa sua? Go Randy. Ciao amica sorella di Gary. Il nonno ti ha chiesto di fargli un favore. Tieni, ti sarà d'aiuto. Randy, ricevi la mappa città. Ottimo, questo è molto comodo. Strumento sistemato nello scomparto zaino. Va bene. Grazie mille. Usa la mappa città per vedere dove sei. Andiamola a vedere un attimo, perché voglio rivedere la buona vecchio accanto. Il zaino, immagino. Sì, ok. Mappa città, usa. Guardate, signori, quanto è bello. Mamma mia. Smeraldopoli, e poi ci sono tutte le altre città che non andremo a vedere, perché ovviamente, signori, se no sarebbe uno spoiler enorme. Quindi GG per noi. Io passerei anche un secondino da casa per vedere se la mamma ci dice qualcosa, o comunque ci facciamo curare i Pokémon, non fa mai male. Devi riposarti un po', grazie. Velocizziamo, perfetto, grazie mille. Avete visto quanto è bello velocizzare, signori? È una manna dal cielo. Allora, fatemi sapere, ovviamente. Aia, mi sto incastrando. Fatemi sapere se volete qualcosa di specifico. Volete vedere qualcosa di specifico qua nella serie. Allora, io questo Rattata lo prenderei. Prima di tutto perché è un Rattata di livello 3 maschio. Signori, Rattata è figo. E io vi farei Graffio, non dovremmo ucciderlo. Mamma mia, brutto colpo. Vai Charmander, tu già mi piaci, vedi? Io e te ci capiamo molto bene. Tu continui a fare brutti colpi e io continuerò ad allenarti, tranquillo. Allora, io ho un piccolo vizio. Non so voi se lo fate o meno, ma da quando gioco a Pokémon, si parla di quando avevo circa 6 anni, quando cerco di catturare un Pokémon, come adesso, preso, Rattata è stato catturato. I dati di Rattata sono stati inseriti nel Pokédex. Vabbè, il Pokédex non ci interessa, non lo andiamo a leggere, se non per qualche Pokémon particolare. Questo lavora sempre al market e noi ce ne andiamo. Allora, una cosa che volevo vedere era un attimino se c'era già qua, no, Pokédex, aiuto, ho sbagliato, Pokémon, ok, se c'era già la natura dei Pokémon in questa versione, perché non me lo ricordo. Esperienza, abilità, signori, sapete che non la leggo.
aiuto fuoco, sinceramente. Ah, sì, natura allegra, eccola lì. Ah, non mi ricordo che tipo di natura è, se è buono o meno, però signori, va bene, così me lo direte voi nei commenti, siete sicuramente più esperti di me. Io sono contento comunque di avere Charmander perché è figo. Molti di voi mi dite, Randy, perché non hai preso Squirtle? Oh mio Dio, Randy, adesso io posso anche morire. Ci avete ragione, Squirtle è figo, lo sapete, piace un sacco anche a me, ve l'ho detto. Sì, l'abbiamo bruciato a fottiti, ratata. E l'avrei preso molto volentieri, però Charmander, signori, c'ha quel retrogusto di figo e poi diventa Charizard. Cioè, Charizard, mamma mia. Quindi non posso farne a meno. Va bene, 24 punti esperienza che ci aiutano ad andare avanti. Io... Mamma mia, abbiamo beccato l'ultimo pezzo di terra. Andiamo avanti, uccidiamo anche questo Rattata. Facciamo sempre braciere, ovviamente. E poi facciamo un graffio. Lo stiamo allenando un po' al nostro Charmander. Dobbiamo arrivare alla prima palestra, signori, ad avere il nostro Pokémon a livello 15. Ovvero, livello 15, se non mi sbaglio, si dovrebbe evolvere il nostro amico Charmander. Quindi, ovviamente, lo facciamo evolvere in Charmeleon. Ok, livello 8, vai Charmander. Allora, vi dico una cosa che non tutti sanno, ma che effettivamente è vera. Praticamente avete presente che i Pokémon non vi ubbidiscono se diventano di livello troppo alto? Perfetto, questa cosa succede solo ed esclusivamente con i Pokémon che vi vengono dati. No, ovviamente ve lo dicono anche nel gioco, io intanto curo il tutto qui, signori. Ok, grazie mille. E dicevo, è una cosa che succede solo con i Pokémon che vi vengono dati. Nel gioco viene detto, però non molti lo sanno, molti fanno questa, hanno questa difficoltà, sbagliano questa cosa. E quindi tutti i Pokémon che noi alleneremo, anche se lo facciamo arrivare a livello 100 a un punto XP alla volta, qui dove siamo, io prendo un paio di pozioni, ne prendo... Mamma mia quanto costa, ne prendo due. E prendo anche una Pokéball. Ok, grazie mille. Arrivederci, grazie. Perfetto, allora io metterei un attimino avanti Rattata, così lo facciamo un attimo livellare. E comunque dicevo, una cosa che non molti sanno è che se facciamo livellare i nostri Pokémon, ovvero catturati da noi, tutto quello che gli facciamo imparare qua non ci serve. Tutto quello che gli facciamo imparare, il Pokémon lo imparerà appunto e ci obbedirà sempre comunque. Amico mio, dimmi. Oh, dopo il caffè mi sento molto meglio. Ehi, cos'è quella scatolina rossa? Ah, è un Pokédex. Beh, allora voglio darti una dritta. Tutte le volte che catturi un Pokémon, il Pokédex viene aggiornato automaticamente. Ma tu come cazzo fai a conoscerlo che ce l'abbiamo io e Gary? Vabbè. Ma se non sai come si cattura un Pokémon, allora dovrei iniziare da lì. No. Perché ci ho parlato, mi sa che era inevitabile farlo. Va bene, ok. Adesso ci fa vedere, aspettate che lo saltiamo in maniera molto fast. Guardate che bello. Hola! Ci ha insegnato così a catturare un Pokémon, avete visto? Non l'avevo mica già fatto con Rattata. Poké TV. Oh, strumento sistemato nella scomparsa. Sapete che non mi ricordo a cosa serviva? È una sorta di guida filmata per gli allenatori di Pokémon. Ah, sì, mi ricordo. Ora mi ricordo. Allora, se non mi ricordo male, noi dobbiamo andare di qua. Allora, andiamo dritti. Oh, sì, percorso numero 2, vedete qua. Percorso numero 2 per Smeraldopoli per... Via Plumbeopoli, ovviamente la seconda città. Allora signori, io sono emozionato. Questo video sta durando un bel po'. So che stiamo partendo in maniera abbastanza lenta, però datemi tempo perché signori, il gioco è comunque abbastanza lungo. Pokémon è molto lungo, però vi assicuro che ci divertiremo un sacco. Sii prudente, è un labirinto. Sì, appunto, il nostro amico Bosco Smeraldo è abbastanza labirintico. E ci sono un bel po' di cose. Sono qui con alcuni amici, stiamo catturando Pokémon di tipo Coleottero per lottare. Bella merda, visto che fanno abbastanza cacare. Questi, se non mi ricordo male, sono allenatori. Sì? No? Forse? Accidenti, non ho più Pokéball per prendere Pokémon. Dovresti averne sempre alcune di scorta. Grazie mille, io voglio prendere... No! Volevo prendere quello! Dannato te. Caterpie! Mamma mia, che bello Caterpie. Signori, quanti di voi, quando erano piccoli come me, hanno visto... Il cartone animato di Pokémon, no, con Ash, eccetera, eccetera. Sì, quello che fa cacare a tutti, quello là. E si sono emozionati quando Caterpie è evoluto, non si può dire, è evoluto in Metapod e poi è diventato Butterfly. Sì? No? Butterfree mi sembra, non mi ricordo. Comunque, sì, signori, io mi sono emozionato un sacco. Butterfree, sì, è così che si diceva.
Comunque davvero sono emozionato un casino. Era bellissimo davvero quella puntata. Caterpie lo uccidiamo perché non voglio Pokémon di tipo Coleottero. Anche se Butterfree ci potrebbe essere utile. Ci penso, signori, ci penso. Il problema è che Metapod è un po' un dito nel culo, quindi ci penso un pochino. Allora, intanto questo dovrebbe essere un allenatore, eccolo qua. Allora, io chiuderei la nostra partita dopo questa sfida. Ehi, anche tu hai dei Pokémon, dai lottiamo. Come sei simpatico, come un dito nel culo. Il pigliamosche, Rick. Ciao Rick, piacere, io sono Randy. È il tuo turno, Weedle, manda bla bla bla. Vai Rattata. Allora abbiamo Rattata a livello 3 contro Weedle a livello 6. Io direi che vai Rattata, spacca i culi. No, no, non ce l'ho avvelenare, non sia mai. Io ancora, veleno spina, vaffanculo. Non ce l'ho, minchia è morto. Porca puttana che brutto colpo. Va bene, signore, è morto Rattata. Ci sta, andiamo con Charmander, andiamo molto tranquilli. Vai Charmander. Allora, io farei braciere e ti inculo perché giustamente col fuoco sei ora efficace. Perfetto. Signori, abbiamo battuto il nostro primo allenatore, il Pigliamosca, Rick Pigliamosca, non lo sanno tutti. Ah, non l'abbiamo ancora battuto. Cazzo, aveva due Pokémon, chi l'aveva visto? Vabbè, aspettate. Dicevo, abbiamo battuto il nostro primo allenatore, che appunto era Rick Pigliamosca. E ci ha dato anche un cifro di XP assurdo a Charmander a livello 9. Yeah, bitch. E sono molto contento. Allora, la serie mi sta piacendo come va, è molto divertente da registrare, io mi sto divertendo un sacco, guadagniamo milioni di soldi di Pokémon, che ancora non so come si chiamino, fatemelo sapere nei commenti se qualcuno di voi sa svelarmi questo arcano segreto. Io potrei saltare tutto quel pezzo, vabbè, questo ce lo facciamo nel prossimo episodio, signori. Allora, vi ricordo di lasciare un mi piace, un commentino, passare dalla pagina Facebook che è qua sotto in descrizione. E signori, voglio ringraziare di cuore il grafico che ha fatto la copertina di questo video. Quindi Jock, se stai guardando questo video, grazie mille, ha fatto la copertina per tutta la serie di Pokémon e probabilmente collaboreremo molto di più anche in futuro. Se volete vedere i suoi video, le sue creazioni eccetera, c'è il suo canale qua sotto in descrizione da adesso in poi, quindi passate perché è un mostro. Noi ci vediamo nel prossimo video, signori, mi raccomando, divertitevi, riguardate il video, spammatelo sui social, passatelo agli amici, fate espandere la community delle renne e soprattutto mi raccomando, giocate Pokémon perché è un gioco fantastico. Lasciate un mi piace, un commentino ed enjoy e creare renne con voi. Bye bye.